Ci troviamo lungo il sentiero che porta al sito archeologico di Capo Graziano e la caratteristica sarà proprio dettata da questi terrazzamenti, frutto del lavoro dell'uomo, terrazzamenti che sono anche mimetizzati nel contesto paesaggistico perché le pietre con le quali sono realizzati provengono proprio dal sito. Questo è ciò che resta di un antico villaggio preistorico. Si sono presi il posto migliore, guarda che panorama che c'è. Risalente all'età del bronzo sono state ritrovate 27 capanne, queste sono le basi. E poi la spettacolarità di questo anfiteatro naturale deriva anche dal fatto che questi terrazzamenti sono fittamente proprio colonizzati dalla vegetazione di macchia. Dimentichiamo che ci troviamo all'interno di un sito Natura 2000 e sul quale il progetto Corallo lavora.